che oggi l'ANAS contribuisce ogni giorno a fare dell'Italia un paese connesso. Ogni giorno sulle strade dell'ANAS si spostano 8 milioni di persone. Le strade dell'ANAS connettono più del 50% dei siti UNESCO e dei siti turistici del nostro paese. Le strade dell'ANAS, con 2.500 km di strade, veramente hanno un ruolo enorme nel consentire all'Italia e al sistema dei trasporti e alla logistica italiana di svolgere ogni giorno il suo lavoro, cioè di connettere l'Italia. È una mostra che celebra i 90 anni di ANAS, nata come azienda autonoma delle strade e che ha consentito alle strade di trasformarsi per poter consentire il passaggio delle auto, quindi la prima pavimentazione, la ricostruzione post bellica e poi il boom economico. La storia è importante per darci un segnale di tutto quello che ha potuto fare ANAS nel passato per il paese, e l'azienda che abbiamo ristrutturato in questi pochi anni è pronta a dare altrettanto sviluppo per il futuro. Tra la collaborazione tra ANSA e ANAS, che sono due pilastri del nostro grande paese, che vogliono raccontare parte della loro storia, quella passata, ma che vogliono anche porre un pilastro per la costruzione di un futuro che, come è stato detto, per l'ANAS è fatto di strutture intelligenti e per l'ANSA di strutture all'avanguardia dell'informazione. Beh, noi ci siamo interrogati su che cosa fosse la strada. Cos'è la strada se non il movimento stesso, la possibilità del movimento? E il movimento è anche la pratica che permette l'esercizio memoriale, quindi possiamo concludere dicendo che la strada è il dispositivo e l'infrastruttura attraverso cui noi sviluppiamo ed esercitiamo la memoria. Questa è stata l'interpretazione che abbiamo dato al concetto di strada e abbiamo cercato di metterlo in scena.